Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, qui soprattutto Gianlu Fire. E oggi siamo qui su una nuova serie, una nuova possibile serie. Siamo qui su giochi di merda, diciamo ragazzi, perché veramente ne vedremo delle belle. Ultimamente stavo guardando nuovi giochi da poter fare sul cellulare, ma non trovavo veramente nulla. E ho trovato giochi veramente, ragazzi, che fanno piangere per quanto sono fatti male, la grafica peggiore che abbia mai visto. Oggi andremo a visualizzare questo gioco, si chiama proprio Street Soccer. E vediamo appunto, facciamoci una piccola recensione sopra, vediamo se è un gioco di merda oppure è un gioco che magari è da scaricare e ve lo consiglierò, ma ragazzi non penso. Abbiamo qui un menu normalissimo con un tizio che cambia maglia con una faccia bellissima, con un pallone in mano che non so che cosa abbia a sinistra, vabbè comunque. Cammina sulla terra con un caricamento strano a sinistra. Comunque, il tasto opzioni ci permette di fare il tempo. Non so che cosa sia, ma va bene. Va, penso i minuti di gioco. Penso, però non lo dicono, quindi boh. Alta qualità. Alta qualità, se questa è alta qualità va bene. Comunque la difficoltà media. Andiamoci a giocare un match amichevole, vediamo. Le squadre che ci sono Italia, Argentina, Brasile, Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, Italia. E Stati Uniti non c'è, scusate. Cioè noi non possiamo usare gli Stati Uniti? Perfetto ragazzi, noi non possiamo usare gli Stati Uniti. Va bene. Faremo un bel Italia. Italia e Stati Uniti, visto che non li possiamo usare. Giochiamo, giochiamo. Vediamo com'è strutturato questo gioco. Io già l'ho un po' provato, quindi ve lo so già dire. Con A si passa la palla anche se questo qua è il passaggio, ragazzi. Cioè, non va sul giocatore, va dove lo indirizzi te. E come potete vedere è veramente una cosa scandalosa. Qui il rinvio del portiere che sembra che deve fare il rinvio più lungo del mondo, alla fine rinvia cortissimo. Invece con B si tira, vediamo il tiro com'è. Deviato, vabbè, dal tizio. Come potete vedere la visuale non è molto buona, visto che si gira la telecamera come gli pare a lei. Ok, perfetto, la palla rimbalza sul giocatore che manca il gancio. Meno male che qui il nostro portiere para, poi regala palla agli Stati Uniti. Ma che sta succedendo? Va bene. Come potete vedere la grafica fa un po' schifo. È street solo perché intorno hanno messo qualcosa di strano, perché se no vabbè, io sono andato dritto, il portiere è uscito così a caso, ho fatto 1-0, la palla è rimasta tra l'altro lì. Vabbè ragazzi, ora vi faccio vedere un paio di chicche, una è ora in partita, una dopo in allenamento, andiamo a provare anche a modalità allenamento. Quindi vabbè, il portiere ci ha messo mezz'ora per prendere il pallone, però comunque, ora vi faccio vedere un bug, una piccola chicca di questo gioco in senso negativo ragazzi, perché come direbbe il mitico Zeb, questo gioco è veramente lezzissimo. Se noi spingiamo qui riusciamo a segnare, quindi da quello che dobbiamo capire nel calcio dobbiamo passare da dietro la rete. È questo quello che ci insegna questo gioco, che è veramente ragazzi, veramente lezzo, 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 lezzo. Qui intanto proviamo un ultimo tiro, poi usciamo perché ovviamente mi sono già stufato. Guardate, il portiere guarda la palla, peggio dei portieri di FIFA 2013. Comunque torniamo a casa che mi sono già stufato, torniamo al menu iniziale e andiamo nella modalità training, allenamento. Qui parte la pubblicità ogni 2 secondi, va bene. Qui naturalmente ci dice con questo puoi controllare il giocatore. Noi siamo qui per continuare e guardate qui che bug. Se io vado sul muro, come potete vedere, naturalmente è fatto bene il muro, non ci si può oltrepassarlo, no? Però se vado in scivolata, sono dietro il muro e sono tra le case. La cosa bella è che le case non esistono, è solo grafica messa a caso e io posso andarmene in giro nel blu. Cioè, proprio nel bug più totale del gioco. La cosa, ragazzi, è che dallo schermo queste cose neanche si vedono, quindi non si sa perché le hanno create. Non si sa perché le hanno create. Vabbè, comunque, andiamo invece dall'altro lato della mappa. Qui intanto entriamo nelle case così, proprio tanto per. Diventerà GTA. Questo qui è il nuovo GTA, ragazzi. Street Soccer GTA 6. Qui, vabbè, intanto la rete, naturalmente, anche qui si può passare, con magari un paio di scivolate, ma ci si passa comunque. Anche nella porta, che scherzate, sì. Comunque, andiamo avanti e guardate, ragazzi, hanno fatto uno sfondo bellissimo qui. Ora vi farò vedere un paio di scivolate, ragazzi, per uscire da qui. Ok. Eccoci qui. Siamo nello sfondo. Quella lì è una foto messa lì a caso perché
nessuno ci può arrivare, non si vede da qui a meno che questo bug. E il mio giocatore, cioè, la telecamera rimane ferma qui, ma il giocatore può continuare ad andarsene per la città, veramente dove gli pare può andare. Io posso farlo arrivare fino a quella nuvola lassù che vedete, perché lui continuerà dritto e continuerà a salire, 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 fino a scomparire. Perché veramente, ragazzi, questi giochi sono fatti col culo, veramente, veramente, sono fatti malissimo. Le hanno fatti dei macachi senza piedi, veramente, senza mani, anzi, perché, cioè, sarebbe dire troppo. Comunque, questo era il primo episodio, questo gioco veramente schifoso, torniamocene a casa e disinstalliamo un gioco del genere. Comunque, qui da Gianluca è tutto, partono altre pubblicità perché naturalmente un gioco così non può non avere le pubblicità, perché farà sicuramente tantissime visual da miliardi di persone. Quindi ragazzi, qui da Gianluca è tutto. Lasciate like, condividete il video, fatemi sapere se volete altri episodi su questa serie e noi ci si becca con un prossimo video!